Parli e non ti ascoltano. Magari hai studiato il discorso nei minimi dettagli, parola per parola, cercando il vocabolo più corretto, più giusto, più emozionante, o il vocabolo che cattura l'attenzione. Hai fatto studi di comunicazione per preparare il discorso dell'anno. Magari ti stai preparando una vendita, una presentazione. Comunque, in ogni caso, la preparazione è stata perfetta. Le parole sono state studiate alla perfezione, eppure le persone con le quali parlavi non ti hanno ascoltato. Dopo un po' hanno perso l'attenzione e non hanno ascoltato quello che dicevi. Perché? Molto probabilmente hai lasciato da parte una cosa importante, che è la voce. Perché è così importante la voce? Perché nel parlato, quello che fa percepire quello che vogliamo dire, l'emozione, il vero significato delle parole che noi diciamo, passa dalla voce. Non ci credi? È un modo di dire? Facciamo degli esempi pratici. Immaginate di dovervi presentare di fronte a un pubblico, usando le stesse parole con voci diverse. Buongiorno a tutti, sono Elena Luise, mi occupo di formazione. Oppure potrei dire: buongiorno a tutti, sono Elena Luise, mi occupo di formazione. Oppure: buongiorno a tutti, sono Elena Luise, mi occupo di formazione. Sentite che ho utilizzato gli stessi vocaboli con modalità comunicative diverse, e quello che è passato è completamente diverso. Nel primo caso c'era una cantilena molto forzata che ha portato subito a perdere l'attenzione. Nel secondo caso c'era un entusiasmo che probabilmente in alcuni contesti non sarebbe risultato coerente, e quindi anche lì le cose non andavano meglio. Nella terza versione sicuramente le cose sono andate decisamente meglio. Ma pensate a tutto questo applicato, ad esempio, a chi lavora in un customer care e risponde al telefono: buongiorno, sono Elena Luisa, come posso aiutarla? Oppure: buongiorno, sono Elena Luisa, come posso aiutarla? Le parole sono uguali, quindi posso aiutarla, posso aiutarla, sono Elena Luisa, sono Elena Luisa, ma la voce fa totalmente la differenza. Allora, capito il significato e l'importanza dell'utilizzo della voce, e qua sto parlando dell'utilizzo della voce, quindi non significa avere voce belle o voce brutte, perché negli esempi che vi ho fatto prima io ho usato sempre la mia voce, è sempre la mia voce, solo che l'ho usata in modalità diverse. Quindi non si tratta di avere una bella voce o non avere una bella voce, ma si tratta di utilizzare in maniera corretta gli elementi espressivi della voce. E la maniera corretta è rendere coerente il messaggio con la nostra voce, cioè utilizzare la voce in maniera coerente col messaggio che stiamo dando. Quindi, se vogliamo trasferire emozione e empatia, dovremmo rallentare il nostro modo di parlare, perché quando parliamo di un'emozione non possiamo andare velocemente. E rallentando dobbiamo anche abbassare un po' il volume, perché se parliamo al cuore delle persone non possiamo urlare. E abbassando il volume dobbiamo abbassare anche un po' il tono, perché le note calde, le note basse creano emozione. E questa è una voce coerente con un messaggio, ad esempio, legato a una sfera affettiva: ti voglio bene. E invece, se vogliamo dare allegria, useremo una voce più pimpante, più allegra, con dei toni variabili dall'alto al basso, con un volume più alto, con un sorriso molto più pronunciato. Se vogliamo creare autorevolezza, dovremmo essere più decisi, più sicuri, più fermi. Anche qua un volume un po' più alto, ma soprattutto presenza, potenza. C'è una cosa che però accomuna queste tre modalità, e che è il fatto che non posso parlare troppo velocemente. Se sono in una fase cordiale, posso andare un po' più velocemente, ma è importante non mangiarsi le parole. E comunque avrete notato che c'è un sorriso in tutte le modalità comunicative che ho utilizzato. Ci sarà chiaramente una gradazione diversa di sorriso: se sono cordiale, se sono allegra, sarà un sorriso molto pronunciato; se sono in una fase empatica, sarà un sorriso più dolce; se sono in una fase autorevole, sarà un sorriso appena accennato, ma il sorriso c'è sempre. E allora, se noi volessimo racchiudere in tre semplici passaggi come fare a utilizzare meglio la nostra voce, è la semplice formula di Elena Luise: respira, rallenta, sorridi. Respira. Cosa c'entra la respirazione in tutto quello che abbiamo detto fino adesso? C'entra, perché molto spesso la nostra voce fa delle cose sbagliate perché siamo in assenza di fiato. Non respiro bene, quindi magari il finale della frase lo spengo. Non respiro bene, quindi mi viene ad accelerare il parlato. Allora, intanto respira.
connettiti con le tue emozioni, perché quando noi siamo connessi con le nostre emozioni, la voce ci esce in maniera corretta e coerente con le parole che diciamo. Quella cantilena che avete sentito all'inizio, che ho fatto quell'esempio, viene fuori quando non ci sentiamo a nostro agio. Quindi se noi respiriamo, impariamo a respirare col diaframma, impariamo a centrarci e a essere concentrati e connessi con quello che proviamo, a quel punto noi riusciamo a trasferire emozioni. Per trasferire buone emozioni devo provare buone emozioni. Quindi primo passaggio, respira. Rallenta, perché anche se vuoi trasferire cordialità e gioia, quindi vai un pochino più veloce, non puoi parlare così velocemente. Devi comunque scandire le parole e sorridi, perché sorridere rende la voce più bella e dà significato e dà forza alle cose che diciamo. Proprio l'altro giorno una persona che lavora in un call center mi ha scritto e mi ha detto: "Ah, il mio responsabile dice che ho una voce da funerale". Bene, e ti ha detto che cosa fare? No, probabilmente non te l'ha detto. E la prima cosa che devi fare per toglierti la voce da funerale è sorridere. Quindi rallenta, respira e sorridi. Grazie per essere arrivato fino a qua, aver visto il video fino in fondo. Se il video ti è piaciuto, ricordati di mettere un like e soprattutto condividilo con le persone alle quali pensi possa essere utile. E puoi seguirmi sul mio blog www.elenaloise.it e ci vediamo per i prossimi video. Ciao!